Per rendere la nostra ricerca in sinale più specifica, possiamo utilizzare i limiti. I limiti sono visibili nella colonna di sinistra, Refine Results. Adesso andiamo a vedere i più importanti. Tra i più usati, sicuramente l'anno di pubblicazione. Nell'esempio, gli articoli vanno dal 1988 al 2016. Se voglio vedere solo i risultati dal 2003, basta trascinare la linea del tempo. I risultati sono stati aggiornati. Un altro filtro molto utile è il tipo di pubblicazione, Source Types. Se volesse, ad esempio, limitare la ricerca alle riviste accademiche, basterebbe applicare una spunta accanto ad Academic Journals. I CEUs sono invece delle schede per prepararsi agli esami di Stato degli USA, spesso accompagnate da test. Un limite che potrebbe servirvi è Age, per limitare la ricerca a una popolazione specifica per età. Seleziono Age, automaticamente escono alcune fasce d'età, in questo caso 6. Per vederle tutte, clicco su Show More. Ecco l'elenco completo. L'ultimo filtro che vi segnalo in questa pagina è Gender, per scegliere solo uomini o donne. Per cancellare i limiti messi, devo tornare in alto alla pagina e guardare il riquadro Current Search. Se voglio eliminare il filtro Publication Date, devo cliccare la X nel quadratino blu. Altri limiti sono disponibili selezionando l'Advanced Search. La seleziono. Tra i vari limiti disponibili, uno molto utile è Journal Subset. Per scegliere più di una voce, bisogna premere Ctrl mentre si seleziona. Selezionando ad esempio Nursing, cercheremo solo nelle riviste infermieristiche. Lo seleziono. Se abbiamo già fatto una ricerca in PubMed, possiamo spuntare la voce Exclude Medline Records per non vedere i risultati già visti. Sotto la voce Special Interest troviamo dei raggruppamenti tematici. Ad esempio, Dental Care è utile per igiene dentale. Obstetric Care per ostetricia. Lo seleziono. Se spuntiamo Evidence Based Practice, troviamo solo gli articoli al vertice della piramide delle evidenze. RCT, revisioni e linee guida. A seconda dell'argomento, poi, saranno utili certi limiti piuttosto che altri. Ad esempio, viene offerta la possibilità di scegliere tra i pazienti ospedalizzati o esterni, inpatients o outpatients. Per aggiornare i risultati, vado in fondo alla pagina e clicco Search.